Martino, da cosa partiamo? Dai 19 punti o dal premio fair play? Decidi tu, dai. Guarda, il premio fair play poi quando ha chiamato il mio nome, perché... No, aspetta, ho fatto gli scherzi. Mi ha fatto molto piacere, è stata una bellissima partita. Adesso, al di là della prestazione personale, che chiaramente fa piacere, sarebbe inutile negarlo, sono molto contento. Però penso che abbiamo fatto una bellissima partita, era la prima volta che giocavamo in casa in questa stagione, il primo trofeo. Sicuramente c'era da rompere il ghiaccio, ci eravamo lasciati con il nostro pubblico vincendo, volevamo tornare riaprendo la stagione vincendo. Ce l'abbiamo fatta, sicuramente abbiamo perso, come abbiamo detto già tanti mesi fa, due giocatori importantissimi, però la prima cosa che ci siamo detti il primo giorno che ci siamo ritrovati è stata che quest'anno la nostra forza non sarà al singolo ma sarà al gruppo. Portando tutto il nostro mattone sicuramente potremo continuare a fare grandi cose. Ecco, una partita che sicuramente non vi aspettavate così semplice. Porto Torres non è più l'avversaria per lo scudetto. Chi è secondo te l'avversaria per lo scudetto? Ma guarda, allora sicuramente Porto Torres ha perso tre giocatori che l'anno scorso sono stati fondamentali per loro. Sapevamo che certi arrivavano direttamente dalle loro città senza nemmeno allenarsi, quindi era difficile sicuramente per loro come prima partita, però sono sicuro che piano piano riusciranno a fare un buon campionato, perché hanno comunque giocatori di qualità. E noi dal canto nostro sapevamo che comunque una finale sono 40 minuti, non bisogna mai dare nulla per scontato, non si parte mai vincitori, non si parte mai perdenti, bisogna sempre dimostrarlo sul campo. Ce la siamo meritata perché siamo stati bravi a dimostrare sul campo che oggi questa coppa ce la meritavamo ancora noi. 1000 persone c'erano qua dentro oggi. È sempre un grandissimo lavoro da parte della società, quindi davvero davvero grazie a tutti, perché questa coppa l'abbiamo vinta sul campo noi, però l'abbiamo vinta tutti insieme, tutti quelli che lavorano dietro per noi, tutti quelli che ci permettono di giocare con questa gente, in questi palazzetti, con questo clima, ed è davvero fantastico. Vincere così è ancora più bello, quindi davvero grazie. Jacopo Gianinazzi, ti sei tolto la soddisfazione di tagliare la retina appena tornato a Cantù. A parte gli scherzi, raccontaci l'emozione di oggi per te, perché penso sia stata immensa. Allora, diciamo che questo era quello che mi mancava di 4 anni fa. Purtroppo l'anno del triplette poi ho fatto una scelta che non mi ha permesso di giocare alla Supercoppa del 2013, però riparto da questo gruppo. Abbiamo fatto una grandissima partita, c'era il rischio di prenderla un po' alla leggera probabilmente, non conoscevamo bene l'avversario, però abbiamo dato tutto, abbiamo fatto vedere cosa vuol dire essere una squadra. Ecco, per il proseguo di campionato, secondo te quale dovrà essere la vostra forza, vista la partita di oggi anche? Beh, si è visto in campo che con la difesa si vince. Abbiamo difeso forte e il fatto di difendere forte ci ha permesso di andare a trovare anche delle soluzioni semplici in attacco, quindi parte tutto da qui, parte tutto dall'intensità, dalla giusta aggressività in difesa e dal cuore. Grazie mille.